Chioggia. Ritmo forsennato in questi primi minuti della partita, vedete ci sono degli scontri, ma sono scontri di gioco, non la violenza, e sono tutto con un colpo di testa. Poi c'è un giocatore del Foggia, l'avete visto in fuorigioco, stava rientrando. Poi c'è un bel calcione da parte di Bresciani, difende con un po' di affanno. Vedete che ci sono tre giocatori del Napoli sul pallone, poi viene allargato finalmente per Cannavaro. Buso, Cannavaro ancora, lungo il lancio di Cannavaro verso il centro, il colpo, squadra molto veloce, il lancio, Kolivanov bravissimo, manda il pallone a centro, dove sarebbe l'ingresso sicuro in Coppa UEFA, un punto garantirebbe in ogni caso, almeno c'è l'infortunio di Cannavaro. Cannavaro che è stato contratto da un avversario, era in piena velocità, eccolo, vedete Cannavaro, questo è un intervento molto brutto, vediamo che cosa deciderà l'arbitro. Cannavaro comunque un giocatore, una roccia, un giocatore di ferro, un giocatore napoletano che si avvia a ricalcare le orme gloriose di Bruscolotti e di Ferrara. Lino Russo e Carmando prontissimi sono accorsi in campo, le euforie dal tifo per il Napoli. Ho ringraziato Biagio Iuliano, che in effetti si chiama Biagio Illiano, ma non è colpa mia, Bacchin, ma visto che non ci sono azzurri a dargli fastidio attende che la palla entri in area di rigore per prendere circostanza il Foggia, che recupera poi palla al limite dell'area di rigore, se ne va Mandelli, ma sul raddoppio di marcatura è stato Cannavaro a riconquistare la palla, a portarla in avanti. Si dice a Napoli a spendere soldi per creare delle squadre. Attenzione, Foggia pericolosissimo, ed è stato bravissimo Cannavaro con una prontezza di riflessi eccezionale del Foggia. Eccezionale Cannavaro, che si riconferma un difensore di grande avvenire. Si è rialzato con la palla al piede. Mentre il Napoli, attenzione, gol è stato Di Canio che ha sfruttato un incredibile errore dei difensori del Foggia ed ha portato in vantaggio al Napoli. Ciacca, autore poco fa di un insidioso calcio di punizione, il Napoli che insiste ancora all'attacco. Ciacca vede libero sulla destra un compagno in area di rigore, mentre avete visto che c'è un affannoso Seno che recupera la palla, la dà un compagno, poi in avanti ancora Roy che mette a terra con una gomitata Cannavaro. Il Napoli a terra, credo che bisognerà soccorrere il giovane numero 5 azzurro, il quale ha ricevuto una gomitata, io ritengo alla gola. Poi vedremo adesso se le telecamere avvicineranno, zoomeranno sul Cannavaro, vediamo se la nostra impressione è stata esatta o meno tra la gola e lo sterno, la gomitata che ha tagliato il fiato a Cannavaro, il quale fa segno all'arbitro, dice no, colpo di testa al limite dell'area, attenzione Roy, poi è bravissimo un difensore del Napoli.